a noi, gran Dio possente. Vieni a noi, gran Dio possente. Dacci forza per l'eterna battaglia. Dacci forza che di vita terrena. Dei cavalieri templari cristiani, prometto obbedienza e fedeltà al mio Signore Gesù Cristo e al suo vicario pontefice romano Papa Francesco e ai suoi successori. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Siamo adesso impegnata nell'ordine. Il mantello che adesso avete vestito è il mantello bianco, che dimostra la purezza del vostro anno. Alla croce rossa per via, il sangue dei nostri fratelli martiri. La croce che adesso vestite è il simbolo della vostra, del vostro impegno cavalleresco. È una croce fiammeggiante, viene dalla risurrezione di Cristo. E i guanti, simbolo. Ti eleggiamo, ti nominiamo e ti custodiamo. Cavallo dell'ordine è quello tuo. Benvenuto. Benvenuto. In virtù della tua fede e del tuo attaccamento all'ordine, abbiamo deciso come capitolo di nominarti commendatore di Siviglia. Rinnovi il giuramento che hai fatto 2 anni fa, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimo fratello Rocco, considerato amore, l'anima, l'ordine templare, e naturalmente la fratella, la fratellanza tra di noi, nel nostro ordine, noi come capitolo dei cavalieri templari cristiani Jacques de Molay abbiamo deciso di darti un titolo onorifico che per noi è molto importante, è quello di commendatore. Allora, ti nominiamo commendatore amore come cavaliere templare Jacques de Molay, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alzati, Rocco. Le nostre cose a pensieri di guerra e di pace, però purtroppo siamo in queste condizioni. In questo momento i templari devono essere guerrieri di pace.
passo il microfono al primo cittadino di Sirignano, nonché cavaliere templare, nostro fratello Raffaele Colucci. Un applauso. Grazie a tutti. Io ringrazio tutto l'ordine templare che ha scelto ancora un'altra volta Sirignano come raduno di questa splendida iniziativa e soprattutto sono felice perché anche il comune di Sirignano partecipa a una marcia anti-guerra, una marcia per la pace, al di là di chi ha ragione, se ha ragione la Russia, ha ragione l'Ucraina. Il vero problema, oggi festeggiamo la liberazione, noi siamo contro tutte le guerre, anche le guerre fratricide che avvengono, specialmente in questo periodo, nei piccoli paesi, tra le famiglie. Noi abbiamo un problema serio, siamo prigionieri della nostra anima e spero che con la benedizione ecclesiastica del Monsignore, questa piccola preghiera che noi stiamo rilasciando qui su questo posto sacro dove vengono deposti i nomi di tanti martiri caduti per la libertà, per avere la libertà, questo lo dobbiamo sapere tutti, bisogna pagare un prezzo con il sangue. E se oggi l'Italia è un paese libero è perché i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri padri hanno pagato la nostra democrazia e la nostra libertà con il sangue. Ringrazio tutti i novizi, tutte le dame, cavaliere, amici, fratelli. E adesso passo il microfono. Cosa dobbiamo portare a casa? Cosa dobbiamo portare a casa da oggi? Oggi ci siamo riuniti per fare una vestizione templare, per percorrere un percorso insieme, per gridare l'anelito di pace. Dobbiamo portare a casa un messaggio, non solo a noi stessi, alle nostre famiglie, alle persone che ci vogliono bene, a quelli che ci seguono. Non possiamo assolutamente dimenticare che il primo segnale di pace, il primo segnale di liberazione deve venire da qua dentro. Se abbiamo il cuore oppresso e l'anima occupata, la pace non arriverà mai, saremo sempre occupati nel cervello. La liberazione deve venire prima dentro di noi. Il messaggio templare è quello: cresciamo noi, diventiamo noi degli uomini e delle donne di onore, cavalieri e dame, e poi possiamo portarla agli altri. In questo preciso momento c'è gente che muore in Ucraina, noi abbiamo stilato un documento che domani andrà al Santo Padre, all'ambasciata dell'Ucraina e all'ambasciata della Federazione Russa di Roma, li consegnerà il nostro Gran Priore internazionale Massimo Maria Civale, dove diremo dal nostro piccolo di cavalieri e dame del sud d'Italia la pace innanzitutto, la pace ad ogni costo, ma a nessun costo di sangue. Stop the war! Stop war! Stop war! Adesso ritorniamo. Prego, voi avanti. Reverendissima Santità, illustrissimi signori ambasciatori, noi poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle, messaggero di pace, oggi 25 aprile 2022 ci siamo riuniti per questa manifestazione di pace presso il castello di Sirignano in occasione dell'anniversario della liberazione italiana. Questo giorno speciale per noi italiani lo dedichiamo a tutte le nazioni del mondo e dei suoi capi di governo. A loro chiediamo un mondo di pace e di fratellanza. La guerra nasce solo da persone prive di ragione e di umanità dovuto all'egoismo di potere e di interessi senza tenere conto il valore dell'umanità. Carissimi ambasciatori dello Stato dell'Ucraina e della Federazione Russa,
siate anche voi messaggero di pace nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Fermate questa inutile guerra che sta coinvolgendo l'umanità, in particolare ai bambini innocenti che purtroppo pagano il caro prezzo di un'assurda guerra distruttiva e nessun beneficio per l'umanità. Rivolgiamo questa lettera anche a Sua Santità Papa Francesco, quale vicario di Dio e precessore di San Pietro. Santità, le chiediamo di invocare il Signore Dio Padre Onnipotente su questa guerra per aprire i cuori duri e mettere a fine alle ostilità dei potenti. No war, ma pace e amore. Sirignano lì, 25 del mese di aprile 2022, dell'anno del Signore.